Наша выставка посвящена жизни и свидетельству. La mostra è dedicata alla vita e alla testimonianza della grande santa russa Madre Maria Skobstova, morta martire nel 1940 nel campo di concentramento di Ravensbrück. Una testimonianza profetica per l'oggi. Pensiamo a temi come l'immigrazione. Dopo la rivoluzione del 1917, in Europa sono arrivati 3 milioni di cittadini, privi di ogni cosa. Maria, poetessa e filosofa affermata, rispondendo alle sfide della sua generazione, scoprì che quelle povertà e libertà erano in realtà doni di Dio, su cui si sarebbe potuta costruire una vita nuova. Seguendo l'esempio di Gesù che cammina sulle acque, Madre Maria ha capito che quando non possiamo appoggiarci né sulla tradizione né sulla storia, è allora che possiamo affrontare i problemi del nostro tempo, solo seguendo Cristo vivo, contemporaneo, presente nella nostra vita. Negli anni venti, Madre Maria ha un'intuizione che la porterà a definire una nuova forma vocazionale cristiana, che realizzerà a Parigi negli anni 30-40. Nella mostra, noi proviamo a rispondere alla domanda: com'è possibile una vita nata dalla sequela radicale a Cristo, come Pietro quando lo riconobbe camminare sulle acque? E представляющая собой хождение по воде.